Ecco, grazie. Mi piace il business. Bye bye. Sì, ogni tanto non mi piace. Neanche. Salve ragazzi. Salve signorina Hewitt. Ciao. Salve. Che cosa succede? Ho un esercizio di algebra difficilissimo. Ok, beh, adesso lo vediamo. Salve. Sei veramente prodigiosa. Non so come fai. La scuola, il lavoro, qui la sera. Già, non credo di essere poi così prodigiosa. Sono stata licenziata, quindi dovrò trovarmi un altro lavoro. Oh, mi spiace davvero. Beh, prima o poi salterà fuori qualcosa. Sì. Abbi fede. Mm-hmm. E Jerry? Papà, ecco, sta bene. Ah, beh, pregherò per lui. Grazie. Ok, ragazzi. Lorraine, portami l'esercizio. Grazie. Kate, aspetta, fermati un momento. Hai sempre tanto da fare che non riusciamo più nemmeno a scambiare due parole. No, papà, ti prometto che parleremo dopo, ok? Adesso devo finire di mettere a posto la spesa. E poi ti devo preparare da mangiare e mi sono dimenticata di prendere la tua medicina. Tutte cose che possono aspettare che io dica tutto quello che voglio dirti. Secondo me passi troppo tempo a occuparti di me invece di pensare a te stessa. Mi fa piacere occuparmi di te. Beh, quello che intendo dire è che forse il prossimo lavoro che troverai ti lascerà un po' più libera. E allora potrei avere un ragazzo finalmente. Non voglio parlare di certe cose con il mio papà. Solo ricorda quello che ho detto. Ricordalo per me. Perché la vita può salutarti all'improvviso, Kate, senza che tu te ne accorga. Va bene. So che hai sempre desiderato insegnare e avere una famiglia. Voglio solo essere sicuro che ricorderai i tuoi sogni come li ricordo io, chiaro? Chiaro. Ok. Tutto qui, non volevo dire altro. Ok, d'accordo. Per ora. È bella chiacchierata, davvero bella. Papà? Lo sai che adesso vengo a riprendermi quelle caramelle, vero? Io ti voglio bene sopra ogni cosa. Ma queste me le tengo. Abbiamo fatto fuori tutte le tate dell'agenzia. Non so come abbiamo fatto, ma mi ci vorrà qualche giorno per trovarne un'altra. Però se la trovo, ordino a tutti e due di non cominciare a complottare o fare in modo di costringerla alla resa. È chiaro? Siamo d'accordo, Ben? Sì. D'accordo. Bene, grazie. Ben, vai in camera tua, devo parlare con tua sorella. Ok. Tesoro, ti prego, sono solo. Ho bisogno d'aiuto. È dura per tutti noi e particolarmente per te perché si avvicina il tuo compleanno. Certo, se la io mamma... Io sto bene, ma ho tanti compiti da fare. Adesso posso andare? Sì, certamente.
Volevo solo dirti che se c'è qualcosa di cui vuoi... Insomma... Sì, se... grazie, papà. Parliamone, io sono qui. Aiuto. Non vedo l'ora di assistere alla prossima puntata della mia soap preferita. Ray ama Lisa. Chiudi il becco. Da adesso non sei più la mia migliore amica. Davvero, è finita. Buongiorno, signore. Ciao, Ray. Lisa. Ciao, Ray. Ehi, Lisa. Volevo dirti che oggi sei molto bella. Grazie, Ray. Ray, questa è davvero una coincidenza, perché pensa che strano, parlavamo giusto di te. Sul serio? Non è vero, no. No, ma come, non ti ricordi? No. Sta zitta. Certo. Senti, non riesco a capire perché non gli dai un po' di confidenza. Insomma, è molto più carino di tutti i ragazzi con cui sei uscita. È un ragazzo dolce e gli piaci. Proprio tu mi parli di dare confidenza. Quando è l'ultima volta che sei uscita con un ragazzo? Già, ricomincerò a pensarci appena avrò trovato un nuovo lavoro e finito di studiare. Senti, Kate, ho una sorella che gestisce un'agenzia di collocamento per governanti e bambinaie. Ah, davvero? Le telefono appena finisco il turno. Grazie, Ray, sei molto gentile. Non fare la scena. Te la vuoi finire? Arrivo tra 2 ore. Compro qualcosa da mangiare lungo la strada. Ce la fate a resistere? Fantastico. Grazie. Ti voglio bene anch'io. Ciao. Me ne vado. Sarai a casa tra 2 ore, quindi... puoi sempre uscire con me tra 4, giusto? Passerò la serata a conoscere l'ennesima data, mentre tu sarai in giro a spassartela. Che bello. Prima di procedere bisogna semplificare. Salve, reverendo. Salve. Ciao. Ora vai avanti tu. Sì. Ah, bravissima. Pronto? Oh, ciao, Ray, sono in piena... sì. Sì. No, posso, digli di sì. Ok, grazie, Ray. Ciao. Adesso sì. Cerca di finirlo da sola, ok? Mi dispiace tanto, ma devo scappare. Ho un colloquio di lavoro. Oh, che bella notizia. Già, le dispiace darle una mano. Questo significa che non verrà più ad aiutarci. No, no, tornerò. Auguri, auguri. Salve. Salve. Non somigli per niente a tutte le altre. Oh. Ed è un bene o un male? Te lo dico dopo. Ok. Ben! È arrivata quella nuova! Salve. Salve. Lei deve essere Kate. Salve, David Chandler. Salve, David. Piacere di conoscerla. Ben, chiama tua sorella. Ok. Se il suo udito è sopravvissuto, mi scuso per lui. Prego, si accomodi. Le posso offrire qualcosa? No, grazie. No? Ok. Venga, facciamo un giro di ricognizione. Ok. Ha una casa bellissima. Oh, la ringrazio molto. Papà! È qui!
Grazie. Vado a giocare. Ben, hai fatto i compiti? Sembra che non possa fare più neanche una telefonata in pace in questa casa. Vado di sopra. Emily. Non lo so, la nuova domestica che papà vuole assumere. Ha 15 anni. Sì, ne ha 15, ma va verso i 25. Certo. Comunque, allora, la mattina penso io, ma lei dovrà essere qui alle 3 quando tornano da scuola e poi dovrà restare finché non arrivo io, di solito le 7 o le 8 al massimo. Quando vuole che cominci? Ma anche domani. Va benissimo. Davvero? Sì. Grazie. Oh, grazie. Oh, sì. Siamo rimasti in 3. Già. A domani. A domani. Com'è andata con quel lavoro? L'ho avuta, sono fortunata. Sì. Brava. Ed è anche un ottimo lavoro. Oh, mi fa piacere. Papà, dovresti vedere quella casa. Oh. Non immagini. È più grande di tutto questo complesso. Davvero? Sì. Ah. Ora però devi dormire. Sì. Sono molto fiero di te. Ti voglio bene sopra ogni cosa. Anch'io. Buonanotte. Cos'è questa puzza? È la vostra cena. Pensavo di andare a studiare a casa di un'amica stasera, quindi credo che mangerò lì. Oh, tuo padre ha detto che non puoi uscire la sera durante la settimana. Perché non fate i compiti qui sul tavolo? La cena è quasi pronta. Vado a farli di sopra. Non mi concentro con questo odore. Non hai i compiti? Non ho mai fatto i compiti in cucina. Davvero? Io facevo sempre i compiti in cucina quando ero piccola. Mia mamma diceva che era il posto migliore. Sai perché? Perché non c'è la televisione. Ma c'è il frigorifero, che è molto più importante. E soprattutto, se vuoi un aiuto, sono qui. Tua mamma direbbe che è un'ottima idea. Ma visto che non abbiamo la mamma, direi che è un'idea stupida. Dai, Ben, facciamo i compiti di sopra. Primo giorno, è normale che ci siano delle incomprensioni. Sì, vedrai, no. Domani andrà molto meglio. Certo, andrà meglio. Brava Kate, così mi piace. Ti do un consiglio. Io sono sempre ottimista, a prescindere da come si presentano le cose. Grazie. Chi lo sa, qualcuno potrebbe sempre cambiare opinione. Ti ringrazio, Ray. È un ottimo consiglio. Dammi confidenza. Ci devo pensare. Ehi, Ray, forse hai ragione, sai. Insomma, anche Emily e Ben hanno solo bisogno di abituarsi a me e poi andrà tutto a posto. Mm? Non può andare peggio, no? No. Certo. Emily? Che c'è? Niente da lavare? No. Scusa, era la domestica. Ah, non ti trovavo. Ciao, che mi racconti? Niente. E i compiti? Li ho quasi finiti. Bravo. Ti aiuto a fare la lavatrice? Certo. Lo sai come si fa? Oh sì, l'ho già fatto tantissime volte ormai. Vado a rispondere. Pronto? Pronto? Oh, mi scusi, devo aver sbagliato. Beh, io vado a finire i compiti. Ok. Wait.
Eccomi! C'è nessuno? Ok. Papà! Ciao, ragazzi! Ciao! Ciao, papà! Come state? Oh, wow! Cosa ho fatto per meritarmelo? Ci vogliamo bene! Dov'è Kate? Eh? Eccomi qui! Ciao, Kate! Ciao, Kate! Ciao! Salve! Fame? Sì, anzi, sto morendo di fame. Va tutto bene? Benissimo. Sta bene anche lei? Oh, ma certo, sì. Sì, stiamo tutti bene, no? Davvero? C'è stato solo un piccolo contrattempo con la lavatrice. Kate, perché adesso non va a casa? Ok. Posso mettere in ordine io? Oh, la cena è pronta? Non c'è bisogno, posso benissimo. Scusi, è che... Senta, io non intendevo cacciarla, né tantomeno licenziarla, ma pensavo che, date le circostanze, preferissi andare a casa ad asciugarsi per sì, poi certo. Tornare domani. Ciao! Ci vediamo domani, vero Kate? Kate! Allora, è andata meglio con i ragazzi oggi? Oh, sì. Erano decisamente più disponibili. Pensa che Ben mi ha aiutata a fare la lavatrice. Non mi sembri contenta. Perché? Beh, perché se consideri che ho dovuto togliere 10 centimetri di acqua saponata dal pavimento mentre David rientrava in casa, beh, forse lo capisci. C'è poco da ridere, papà. Oh, io direi di sì, invece. Solo un po'. Vogliono metterti alla prova per capire chi sei. Dovevi vedermi quando David è entrato. Avevo il sapone ovunque. Ci tenevo tanto a fare una buona impressione all'inizio. Tieni. Mangia. Papà. Ottimo lavoro, Luis. L'abbiamo terrorizzata. Assolutamente no. Non male, non male. Mettiamola tra le non male nella cartella in caso di emergenza. Buongiorno, David. Ciao. Ancora? Ho detto di no. Cos'è? Fai il furbo? Ti ho detto di no. Ancora un burger. Ciao. È per l'incontro con la Franklin, spero. Ah, una domanda. Potresti mai prendere in considerazione l'idea di andare a un appuntamento al buio con me? Cioè, non con me, con due di www.dis.com. No, non vengo ai tuoi appuntamenti al buio. Concentrati, tra poco c'è la teleconferenza con il Tossiano Restaurant. Dai, è una partita di baseball. È il mio pranzo. Il pranzo? Cioè? Ma come? Questa è opera della nuova Tate. È opera della nuova Tate, allora sono gli avanzi di ieri sera. Che problema c'è? Gli avanzi? Ci saranno almeno 5 portate. No. I biscotti fatti in casa? Sì, sono anche per te. Voglio anch'io una Tate. No. Tu vuoi più di una Tate. Allora,
posto. Ciao, Louis. È molto semplice. Un vincente non si arrende mai e chi si arrende non vince mai. Oh, eccola qui. Salve, mi scusi il ritardo. Oh, figurati. Allora vi saluto. Adesso si occuperà di voi la bravissima signorina Hewitt. Arrivederci. Salve. Arrivederci. Salve, ragazzi. Salve. Buonasera. Salve. Dobbiamo fare una tregua. So che sono passate molte tate da qui, che non hanno resistito. E non è necessario essere un genio per capirne il motivo. Il fatto è questo. Io non me ne vado. Sei sicura? Sì. Ok, beh, allora tanti auguri. Ehi, Kate. Posso farti una domanda molto importante? Ma sì, certo, puoi chiedermi tutto quello che vuoi. Devo lo stesso fare i compiti anche se sono bagnati? Sì. Oh, accidenti. Fatti coraggio. Già. Ti dico un segreto? Sì. Ti sei accorto che c'è sempre qualcuno a scuola che sa tutto? Che risponde a tutte le domande dell'insegnante e che va sempre bene nei compiti in classe? Sì. Ogni tanto capitava se avevo studiato veramente sodo e avevo fatto tutti i compiti di essere quel mostro. Di conseguenza, io credo che da ora in poi dovresti sempre fare i compiti vicino a me. Così se hai delle domande posso aiutarti. Come tua mamma aiutava te? Sì. Come mia mamma aiutava me. Ok. Ragazzi, mi portate i piatti? Dato che tutto il mio tempo libero ho dovuto sprecarlo per asciugare i compiti, ora devo correre per non perdere la lezione di danza. Non mi sembra complicato prendere il mio piatto. Tutto considerato, credo che rientri tra i compiti della domestica. Emily. Ciao, papà. Sì. Ehi, ciao, piccolo. Com'è andata oggi? Veramente bene. Ah, sì? Mi sono divertito. Davvero? Divertito? Perché divertito? Niente. Vado di sopra. No, no, aspetta. Aspetta, hai fatto i compiti? Sì. Chiedilo a Kate. Sicuro? Mm-hmm. Ha finito i compiti? Prima di cena? Sì, li ha finiti tutti e ha anche cominciato la relazione sul libro per la settimana prossima. Wow. È vero. Beh, non credo di trovare le parole giuste per esprimere la portata di un tale evento. Di solito mi arrabbio per fargli aprire un libro o per riuscire a mandarlo a letto, scusi. Niente. Senta, Kate, voglio chiederle scusa per come si è comportata Emily. È stata sgarbata ed offensiva, mi dispiace. La ringrazio. Comunque, è una reazione comprensibile con una sconosciuta in casa. Già, è vero, ha ragione. Allora... programmi per la serata? Sì, il mio corso di insegnamento alla parrocchia. Accidenti, davvero? È fantastico. Uh-huh. È solo un piccolo centro che ho messo su qualche anno fa. È per i ragazzi del mio quartiere. Vengono tutti da famiglie molto povere e quindi niente lezioni private. Ma sono dei ragazzi molto, molto in gamba. Ah, lo credo. Ora,
devo andare. Ah, certo, a domani. Arrivederci. Arrivederci. Ma perché non funziona questo coso? E cammina? Perché non suona? Qualunque cosa faccia non si muove. Non lo capisco, questo stupido coso. Insomma, basta che lo tocchi e viene una scritta che chiede quale menù. Pensa che io abbia fame. Vediamo. Lisa ci ha messo le mie canzoni preferite, così posso ascoltarle. Ecco. Ma non riesco a trovarle. Come ti senti? Bene, sono solo un po' stanco. Ho bisogno di fare una bella dormita. Certo. Raccontami le novità. Le novità? Beh, con Ben le cose vanno meglio. Oggi c'è stato un momento carino. In cucina. Complicità in cucina. Ah, fammi indovinare. Per i biscotti? La matematica. Ah, la matematica in cucina. Come quando la mamma ti aiutava. Sì. E la ragazza invece come si chiama? Emily. Nessuna novità da quel lato. A parte il fatto che mi odia a morte. Ah, beh, cambierà idea. È solo questione di tempo. Anche per te è stata dura la sua età, quindi immagina quanto possa esserlo per lei. Le novità ormai le sai. Ora puoi fare quella bella dormita di cui senti il bisogno. Ma non mi hai detto niente del padre, David. Tutto bene. Lui è sempre gentile. Ah. Buonanotte, papà. Che fine avrà fatto il nostro autista? Cioè il tuo ragazzo? Non essere ridicolo. Ho la sensazione che cominci a piacerti, vero? Sei Ammettilo. Pazza. Non ammetto niente. È così simpatico. E poi che cosa ho sempre detto del mio uomo perfetto? Si presenterà alla porta? Lo so, vestito. Ben vestito con i fiori. Beh, certo, è già una fortuna che tu non sia troppo pignola da scegliere anche il tipo di porta che vorresti. Buona giornata. Grazie, cara. Ciao, buona giornata anche a te. Ciao, Lisa. Ciao. Questi sono per te. Oh, cielo. Sono stupendi. Raccolti con le mie mani. Accidenti. Senza dubbio è stata la teleconferenza più lunga del mondo. Che c'è? Niente, indossa sempre lo smoking alle teleconferenze. No, certo che no. No, l'ho messo dopo la teleconferenza, prima ero in jeans e maglietta. No, non è vero. Stavo scherzando. Ah, certo, scherzava. Sì, è chiaro. È chiaro che sembro, come al solito, di un altro pianeta. Non parlo più con nessuno a casa ormai da un po'. Di solito ci sono solo Emily e Ben. Perché mia moglie... Oh. Mia moglie è morta investita da un ubriaco. 3 anni fa. Emily compiva 13 anni e... da quel momento è cambiato tutto per noi. Mi dispiace tanto. Ah, già. Cos'è? Non mi dica che i miei figli la pagano per fare i loro compiti. Oh, ecco, È solo che prendo l'abilitazione all'insegnamento. Finalmente avrò l'abilitazione. È fantastico. Lo so, sembra una follia che abbia aspettato tanto tempo per arrivarci, ma è sempre stato il mio sogno poter insegnare. Ma non mi sembra affatto una follia, semmai. Sarebbe una follia non cercare di realizzare il suo sogno. Un'obiezione però ce l'ho. Tra poco dovrò ricominciare a cercare una tata. Prometto di darle un lungo preavviso. Ciao. Ciao. Ci vediamo. A domani.
Meglio? Perfetto. Il papillon? Sta benissimo. Sì? Ciao, papino. Ah, ciao, tesoro. Beh, che ne pensi? Sei molto elegante. Ah, sì? Sì. Beh, ti ringrazio. Kate, c'è il saggio di danza tra poco e ho molte prove. Riusciresti a lavarmi la roba di danza per la prossima settimana? Sì, certo. Lasciala pure nella lavanderia. Grazie. Do un'occhiata a Ben. Sì. Sembrava spaventosamente lontano, così lontano che aveva problemi a ricordare dove avessero cominciato. Dietro di lui, disse Ben, era diventato più facile con il passare del tempo. Navel si girò a guardarlo oltre la sacca che portava in spalla e si avviò verso la locanda. Provvederò a prendere alloggio, perciò buonanotte, giovane padrone. Navel rispose, buonanotte a voi, signore. Mi leggi un altro capitolo? È ora di dormire, tra poco tuo padre sarà a casa. Beh, però se dici ti prego ancora un'altra volta. Sul serio? No, lo stesso. Ciao. Oh, aspetta! Che c'è? Oh. Buonanotte. Buonanotte. Tutto bene? Sì, sì, ho solo un fastidio alla gola. Sì, per cui telefono David e gli dico che no, stasera non posso andare. Assolutamente solo no, ho detto di no, chiaro? Lisa passerà più tardi a vedere se mi serve qualcosa, per cui vai. Oh, allora chiamo un dottore e gli chiedo di essere no, reperibile non per c'è te. Bisogno. Gli chiederò di essere Senti, reperibile per ho una sera. Ho soltanto un leggero pizzicore in gola. È da sciocchi disturbare un dottore che ha già tanto da fare. Ho un pizzicore in gola. Ok. Ma se non ti passa entro domani, lo faccio venire. Va bene, adesso però vai. L'acqua. Mi devi chiamare se hai bisogno di qualcosa. Sì, certo. Ciao. Allora Jerry aveva ragione, vedo. Non so di cosa parli. Sosteneva che passi da casa qualche volta tra le lezioni e il lavoro e poi anche che ti metti in gingheri per andare da David. In gingheri? Chi dice più in gingheri ormai? Tuo padre. Il vestito è eccessivo. Sei un sogno. Per il tuo lui. Non preoccuparti, passerò io ogni tanto a controllare tuo padre, ok? Grazie. Ciao. Mi sembra molto interessante. Grazie. Ci faremo vivi alla fine della settimana. Va bene, d'accordo. David, grazie di tutto. Ah, grazie a lei, Jack. A presto. Grazie tante. Si figuri. Ci vediamo. D'accordo. Ok. Si può sapere che ti succede? Pensaci tu. Senti, non mi hai mai lasciato aprire bocca nelle trattative importanti. Ora invece ho addirittura la gola secca per quanto ho parlato. Ti ho lasciato 3 messaggi oggi, lo sai. Non hai risposto a nessuno. Un comportamento del genere ha una sola spiegazione, cioè... Chi è lei? Oh, non me lo dire. È la tata. Abbassa la voce. Ho ragione. È lei. Chris, abbassa la voce. Fai il misterioso con me, il tuo socio, il tuo migliore amico. Lo so che sei il mio migliore amico, ma non ho niente da dirti. No, non è così. C'è sempre una storia. E se non c'è una storia, abbia almeno il buon gusto di inventarne una per me. Non so davvero che dirti. Non so che cosa sia, amico. So solo che... Sono di buon umore quando c'è lei, capisci? Non mi succedeva da anni. È meravigliosa. Divento anche un campione di imbecillità quando c'è lei. Cioè, mi avvicino, vorrei dirle una cosa, sto per farlo e poi... Sembra un idiota, un imbranato totale. È in gamba. È gentile, affettuosa e poi è anche... Lo sai che vuole fare l'insegnante? È una persona istruita. Adora i miei figli. Beh, cosa? Beh, insomma, la paghi per farlo. Chris, scusa, è un discorso serio. No, ti prego, continua. Qual è il tuo piano di azione? Non c'è un piano d'azione, Chris. Parliamo della tata, fine della storia. Ma come sarebbe a dire fine della storia? Questo è il primo capitolo della storia. È la prima tata che non si è licenziata nel giro di ore, Chris, e neanche di giorni. Che cosa ti aspetti che faccia? Con i ragazzi è fantastica, adora Ben. Lo sai che Ben ora finisce i compiti prima di cena? Davvero? Ed Emily? No, non immagini neanche. Quella ragazza ha una pazienza incredibile con lei, anche quando va a ruota libera e tu... Come suo padrino sai perfettamente di che parlo. E se poi non funziona, che cosa faccio? Dove vado a finire? Non butto all'aria una cosa che funziona.
Non me lo posso permettere. Questo problema è complicato. Sì, lo so. Però ce la puoi fare. Sei il bambino più intelligente che conosco. Ragionaci con calma. Vediamo un po'. Ok, come si converte tre quarti in numero decimale? Potrebbe essere con la divisione. Giusto. Aspetta, quante volte ci sta il 4 nel 3? C'è la virgola da mettere. Ok, aspetta. Ce l'ho fatta! 0,75! Esatto, genio. Presente. Ehi, complimenti. Te Ciao, li meriti. Papà. Bravissimo. È così facile la matematica adesso. Per merito di Kate è diventata semplice. No, non è merito mio, è merito di suo figlio che è molto intelligente. Molto intelligente? Ma che cos'è questa penosissima euforia? Beh, grazie a Kate, ora Ben ama la matematica. E dato che prima la odiava, direi che non è penosissima euforia. Oh, ecco perché siete così agitati. La matematica? Sì, certo. Non possiamo dire che mi piace un po'. Amarla mi sembra eccessivo. Ok. Grazie. Ehi, andiamo fuori a fare qualche lancio prima di cena? Davvero? Sì, possiamo? Certo che possiamo. Ok. Dai, forza. Eccomi. Sai che mi diceva sempre mia madre? Vuoi che indovini? O è una di quelle domande retoriche ma in realtà non vuoi una risposta? Diceva sempre, credi che se rimani davanti al frigorifero con lo sportello aperto abbastanza a lungo si materializzeranno per magia delle nuove e appetitose leccornie? Vediamo se indovino, la fine della storia è chiudere lo sportello. No, invece io le rispondevo, sì, proprio così, mamma. E lasciavo lo sportello aperto. Lo dirò a papà la prossima volta. Vuoi che ti prepari qualcosa da mangiare prima di andare a lezione di danza? No, non importa, prenderò qualcosa lì. Ma grazie lo stesso. Niente. Per quanto hai risposto così a tua mamma? Fino a 16 anni. Beh, era il momento giusto di smettere. Perché se stavi davanti al frigo come me, tua mamma doveva essere stufa di sentirselo ripetere ogni volta. Veramente, credo che le sarebbe piaciuto sentirmelo ripetere tante altre volte. Per altri 100 anni. Beh, deve essere una gran cosa. Avere la possibilità di inventare una stupidaggine da dire alla mamma. Qui va bene. Questi sono gli argomenti. Signorina Hewitt. Sì? Quando sono venuta qui, la prima volta, le cose non andavano un granché. Purtroppo non andavano bene né a casa né a scuola. Era piuttosto triste la mia situazione. Me lo ricordo. Non sarei voluta neanche più venire qui, ma poi non so perché l'ho fatto. Credo che sia stato grazie a lei. Ah. Sì, perché con il suo continuo aiutarmi e dirmi che sono in gamba intelligente e tutte le cose che potrei e che vorrei fare, adesso mi sento di poterle fare. Volevo dirle grazie di tutto. Beh, prego. Riprendiamo. Allora, questi sono gli argomenti che conosci abbastanza. Invece questi è meglio ripassarli un po' di volte. La disturbo? Beh, potrei farti la stessa domanda. Kate, tu non mi disturbi mai. Sei sempre la benvenuta qui. Hai finito per stasera? Sì. Ho finito di lavorare e dare lezioni. Devo solo studiare ancora qualche ora. Ho deciso di venire qui e godermi alcuni momenti di pace prima di andare avanti. Beh, spesso una buona dose di pace può salvare una brutta giornata. Sì. C'è qualcosa che non va in me. Faccio la tata a due ragazzi. Il maschietto, 9 anni, è meraviglioso. E invece la sorella è intrattabile. È così arrabbiata, ce l'ha a morte con il mondo intero.
Non sono sicura di fare un buon lavoro con lei. La madre è morta qualche anno fa, quando aveva solo 13 anni, quindi... Beh, è successo tanto tempo fa, ma ancora mi ricordo di una ragazza molto arrabbiata e triste, che suo padre trascinava in questa chiesa tutte le domeniche. E quando cominciava, faceva il diavolo a quattro. Certi giorni sembrava inarrestabile, ma poi piano piano ha trovato la sua strada. Ha cominciato a relazionarsi con gli altri e è diventata una brava persona. Improvvisamente andava anche molto meglio a scuola. E sai, a volte mi domando che fine abbia fatto quella ragazza. Già, chissà se le è andata bene. Adesso devi soltanto confidare in Dio, Kate. E sperare che ti aiuti a trovare il modo giusto per arrivare a quella ragazza infelice. Vedi, a volte le persone devono solo imparare a riconoscere la fede. È andata così con te tanti anni fa. Farai un ottimo lavoro. E salutami tuo padre. Certo. Solo lei, Già. E i ragazzi? Ben resta a dormire da un amico e Emily, beh, lei è andata alle prove del suo saggio. Ah, già, il saggio. Beh, allora... A domani. Sì. Arrivederci. Kate, aspetti. Volevo sapere com'era andato l'esame. Ah! L'esame è andato benissimo. Sì? E... Ben ha preso una... Beh, fantastico. Lo so, è una notizia bellissima. Sì, solo che io parlavo del suo esame. Oh. Il suo com'è andato? Bene, direi. Ho avuto una anch'io. Ah, grandioso, fantastico. Bisogna festeggiare. Certo. Dobbiamo... Insomma, a meno che lei non abbia impegni. Non ho impegni. Bene. Mm-hmm. Allora, brindiamo. Ok. Kate! Eccomi! Tutto bene? Oh, grazie. Salute. Certo. Salute. Sì, tutto bene. Dovevo solo chiamare a casa per stare più tranquilla. Ma certo, certo. No. Io me ne sto qui egoisticamente convinto che si occupi solo di casa mia e... E finisco per ignorare che potrebbe esserci a casa sua qualcuno che l'aspetta. Mi dispiace, chiedo scusa. No, no, sì. Si tratta di mio padre. Vede, non sta bene. Soffre di cuore da quando andavo al liceo. Insomma, mi occupo di lui da molto tempo. Dal liceo? Sì. È una bella responsabilità per una ragazzina. Se Emily fosse qui e avesse ascoltato, potrebbe ipotizzare uno schema comportamentale diverso. Le posso dare un consiglio? Lo sa cosa penso? Su cosa? Su Emily? Sì. Certamente, magari. Ok. Ecco, credo che il suo compleanno è tra poco, vero? Mm-hmm. Quindi sente che le manca la mamma ancora di più. È un giorno particolare. Certo. È probabile. O io sono un pessimo genitore o lei ha una grande sensibilità. No. No, no, non è così, mi creda. Il fatto è che ho perso mia madre quando ero al liceo per un cancro. E ricordo di aver pensato, che era stata così... dura prima che morisse e ora ho capito che non era niente paragonato agli anni successivi senza di lei. Mi dispiace veramente. Deve aver sofferto molto. Emily lo supererà. Vedrà, le serve solo un altro po' di tempo. Che c'è? Niente. Avanti. Sono contento che sia rimasta. Oh. Non vedo perché non avrei dovuto farlo, insomma... la casa
è bellissima, i suoi figli adorabili. E poi adoro essere inzuppata di acqua saponata. E l'impianto di innaffiamento di questa casa funziona bene. E credo che mi potrei innamorare di quel simpatico topolino di nome Lui. Lui, già. Beh, non se la prenda troppo. Non è l'unica vittima dei loro scherzi, questo è sicuro. Io non sono l'unica. Questo in effetti è per me motivo di grande sollievo. Oh, davvero? Almeno non sono stata la prima ad essere presa di mira. Beh, sì, infatti. Ma sei l'unica ad essere rimasta. Non capisco dove vuoi arrivare. Indovina. Indovinato. È imbarazzante. Emily, sei a casa? Oh, santo cielo. Emily... Credevo che ti facesse piacere vedermi. Emily... Evidentemente no. Emily... Vai. Emily, ti va di parlare? Sono stanca, papà. Aspettiamo domani. Sì, tesoro, certo. Voglio solo essere sicuro che... Sto bene. Non è niente, sono solo stanca. Ok, tesoro. Ne parliamo domani. Angosciata. No, niente. No, Emily ha il saggio di danza nel weekend e io sono beh nervosa, voglio che vada tutto bene. Ci sarò anch'io. Tanto non vi siete baciati, giusto? Oh, Kate. È il tuo capo, non si deve mai baciare il capo. Non dimenticare i sacrifici che hai fatto per arrivare fin qui, mantenerti agli studi e tutto il resto. Allora, continuerai a prendere l'autobus con me? No, non prenderò più l'autobus con te ormai, mi dispiace. Grazie, ti ringrazio, che bella amica. Ti odio. Scusate, signore e signori, mi dispiace molto del contrattempo. Se mi concedete un secondo, devo fare una cosa. Signorina Harrison, posso? Io ti amo. Sono pazzo di te. Grazie. Grazie. Ok, fine della ricreazione, si parte! Ehi, hey Ben, tesoro, vieni qui, siediti, forza. Arriverà, non preoccuparti, sta calmo. Sarà per strada. Papà. Sì? Che succede? Posso farti una domanda? Oh, sì, è ovvio. Sei contento che mi fa piacere quando c'è Kate? Sì, certo, perché non dovrei esserlo? Non lo so, ma magari perché potevi pensare che non mi manca la mamma. Perché invece mi manca da morire. Lo so questo. Solo che sono felice quando c'è Kate. Non sei arrabbiato?
Piccolo, non lo sono per niente. Anzi, sai una cosa? Cosa? Anch'io sono felice quando c'è lei. Ehi, eccola! Ciao! Non correre! Nessuno mi aveva mai abbracciata così. Davvero? Certo. Questi sono per Emily. Okay. Wow! Splendido. Dai, sbrighiamoci, forza! Bene, certo. Agli ordini. È eccitata. Sei bellissima. Oh, grazie. Emily adora i fiori, soprattutto le rose. Allora, come ti è sembrata? Oh, è stata straordinaria. Davvero? Mm-hmm. Lo credo anch'io. Volevo solo che lo dicessi tu. Vorrebbe andare allo stage estivo di danza. Sì. Il fatto però è che è all'estero. Le farebbe bene, avrebbe l'occasione di lavorare in importanti compagnie di ballo, ma non lo so. Sono ancora indeciso. Certo, sarebbe stupendo per lei. Sì, lo capisco. Beh, è chiaro, solo che non so come reagirò io. Ehi, c'è Emily! Grazie. Non sei caduta. Te l'avevo detto che non succede se ti eserciti. Tesoro, sono per te. Rose rosa. Ah, oh, beh, certo. Te ne sei ricordato? Scherzi, come avrei potuto dimenticarlo? Grazie, papà. Sono fiero di te. Sei stata bravissima. Sono bellissime, grazie. Beh, devo confessare una cosa. È Kate che le ha prese, le ha scelte no, lei. No, in realtà sì. Tuo padre mi ha chiesto di comprare dei fiori per te. E io l'ho fatto. Oh, come lo sapevi? Ho visto un po' di foto tue agli altri saggi. Hai sempre delle rose rosa in mano. E ho pensato che ti piacesse. In realtà le rose rosa piacevano a mia madre. Oh, sì, ma da qualche anno, Emily, piacciono anche a te, tesoro. Sì. Me le tieni un momento? Sì. Devi conoscere Pam, è una donna adorabile. Sì, va bene. Dammi un minuto, ok? Non mi tirare, calmati. Pam, scusa. È mio padre. Salve. Salve. Ci conosciamo finalmente. Sì, sì, è vero. Scusate un momento, torno subito. Emily. Ha visto che brava sua figlia. In movimento. Già. Sono bene, il fratello di Emily. Ciao, piacere di conoscerti. Tieni. Grazie. Senti, volevo ringraziarti tanto di essere venuta. Oh, sei stata molto carina. E anche di avermi preso i fiori. Di niente. Mio padre mi ha detto di dirti che per festeggiare il saggio andiamo nel nostro ristorantino. Bene, ottima idea. Già, è diventata una specie di tradizione dopo il saggio. E Pam non c'è mai stata, quindi dovrebbe piacerle un mondo. Allora, buon weekend, Kate. Anche a te. Avevo spento il cellulare durante lo spettacolo, tutto bene? Sì, sì, aveva una brutta tosse, non voleva prendere la medicina e non sono riuscita a fargli mangiare niente, neanche una caramella, mi dispiace. Grazie di essere stata qui con il tuo ragazzo. Oh, sai, è stato divertente vedere Jerry battere un altro a carte per una volta. Vado da lui. Rimango qui con te. Sono tanto stanco. Ti voglio bene. Grazie, Ben. Prego, papà.
Devo confessarti che me lo ricordo perfettamente. Attenta, sembra successo ieri. Papà! Beh, sì, lo so che invece è successo 16 anni fa, ma per discorsi lunghi. Ok, senti, lo so che adori avere tanti regali per il compleanno, per Natale e tutte le altre occasioni, ma quest'anno ho deciso di farti un unico regalo. Papà! D'accordo, sei pronta? Sì. Ok. Buon compleanno, tesoro. Ah, grazie! Grazie, papà! Prego. Oh, è bellissima! Vai, provala. Queste le vuoi? Sono le chiavi, ti serviranno. Allora, patti chiari. Tu paghi la metà dell'assicurazione, d'accordo? Papà, ti prego. Che c'è? Tanto lo sai che non succederà mai. Probabilmente è vero, ma dovevo tentare. Che ne dici? È stupenda. Sicura? Sicurissima. Allora salta su e vediamo come ti trovi. Ok. Ehi. Sì? C'è un sedile col tuo nome. Forte. Entra. Che meraviglia! Ehi, è la fine del mondo! Adesso andiamo a fare un giro, ma prima vado un secondo in casa, ok? D'accordo! Non partite, okay, è chiaro? Sbrigati. Arrivo subito! Corri! Datemi 2 secondi e torno! Ce ne andiamo, che ne dici? Sì, andiamocene! Credo di poter affermare che è il primo regalo che faccio a mia figlia che le piace davvero. Papà, ti vuoi sbrigare? Dai! Un momento solo, ragazzi, arrivo! Senti, volevo... È tutto a posto? Ho commesso qualche sbaglio? Insomma, spero che tu non ci sia rimasta male l'altra sera, perché sono stato benissimo con te. Anche io. Davvero? Ok, fantastico. Cioè, capisci, sei sparita dopo il saggio di Emily e volevo sapere se era tutto ok. Senti, volevo anche pregarti di una cosa. Se non ti dispiace, preferirei che Emily e Ben non sapessero che c'è qualcosa tra noi. Oh, ma certo. Solo per evitare equivoci tra di noi. Sì, credo che... Credo... Vado a controllare la cena. Papà! Kate, è quello che volevo... Dai, papà, forza! Sto arrivando! Come tua migliore amica, ritengo che sia mio dovere dirti che secondo me esageri. Cosa? Pretendi di dare un significato a qualunque cosa. Aspetta, se ne sono andati a cena fuori dopo il saggio senza neanche invitarmi. Non ti sembra esagerato? È stata Emily a non invitarti. Questo è vero, ma David mi sembrava piuttosto preso da Pam. E te ne sei andata? Non so che cosa mi sia successo. Che, insomma, mi conosci, di solito non mi comporto mai così. Ma è come se vicino a lui perdessi all'improvviso la lucidità. Che c'è? Avanti, dillo, forza. È semplice, ti piace? No? Oh. Quando tutte le altre a 20 anni pensavano solo ai ragazzi, tu ti occupavi di tuo padre. Quello che provi adesso è del tutto normale. Sai una cosa? Non può funzionare. Proveniamo da mondi troppo diversi. Io prendo l'autobus e lui regala alla figlia adolescente una macchina di lusso. Io vivo con mio padre e lui in quella casa grande come tutto il mio quartiere. Ciao, Pam, sono Emily. Ciao. Senti, mio padre ha un po' di domande da farti sullo stage estivo e si chiedeva se ti avrebbe fatto piacere andare a cena con lui stasera. Sì? Ok, fantastico. Stasera va bene? Gliela confermo allora. Ciao. Cristina, posso richiamarti? Perfetto, grazie. Ci vediamo alla tua festa? Certo, Chris. Auguri, socio. Auguri? Perché? Papà, so che hai molto da fare, ma dobbiamo parlare dello stage di danza. Tesoro, abbiamo già parlato dello stage e ti ho anche detto che mi servono un altro po' di informazioni prima di decidere. Lo so, e per la cronaca sono d'accordo. Ah, sì? Sì, certo che lo sono. So che hai una marea di dubbi. Quindi è giusto che Pam ti abbia invitato all'incontro con gli altri genitori in cui risponderà a tutte le vostre domande. Ok, allora parleremo di andare all'estero successivamente. Certo. L'appuntamento è alle 7 al Chapter 8, ok? No, come sarebbe? Alle 7, ma io ho già controllato con la tua segretaria, non hai altri impegni. E ho confermato la tua presenza. D'accordo. Ok, ci andrò. Grazie, papà. Ti voglio bene. Come va, Ben? Ho quasi finito. Ok. Ecco fatto. Posso? Certo. Allora. Oh. Oh. Non so che altro dire a parte che sei un genio.
Sì! Ah! Un genio! No, le mie orecchie, sempre più un genio. Sì, e credo che dovresti proprio complimentarti con tuo fratello perché si impegna davvero tanto. Va bene. Complimenti? Ben, sei veramente in gamba, accidenti a te. Kate, alla cena manca molto. Tutta quella matematica mi ha fatto venire fame. Aspetta. Oh, quasi dimenticavo. Ci siamo solo noi due a cena stasera. Papà vuole che lo raggiungi al ristorante. Il chapter 8 alle 7:30. Gli ho promesso che te l'avrei detto subito, quindi ti prego non dirgli che ho tardato. Oh. Ok. Lo chiamo per sapere come organizzarmi con Ben. Aveva da fare. Ecco perché mi ha chiesto di dirtelo. Non ha detto niente di Ben? Ci sono io. Non ho danza stasera. Per questo mi sono offerta. Ma, come facciamo con il libro? Insomma, avremmo dovuto finirlo stasera. Hai ragione. Allora, che cosa ne pensi se appena la cena è finita torno qui a darti la buonanotte? Ok. Ok. Buonasera, signore. Buonasera, ecco, tenga. Ci penso io. Grazie. Buonasera. Salve. Signor Chandler, come sta? Bene, grazie. Piacere di rivederla. La ringrazio. Sono un po' in ritardo, immagino che il mio gruppo sia... David! Pam! Ciao! Come stai? Benissimo, grazie. Ah, si vede. Gli altri dove sono? Ho paura di essere io, gli altri. Come dici? Scusa, ma non ti seguo. Emily mi ha parlato di un incontro con i genitori a proposito dello stage estivo di danza. Emily mi ha chiamata per dirmi che volevi invitarmi a cena per parlare dello stage estivo di danza. Ti prego, dimmi che non è vero. Invece sì, mi dispiace tanto, veramente. No. Dai, non è colpa tua. Sono io che mi scuso del comportamento di mia figlia. Mi ha fatto veramente piacere rivederti e sarò più che felice di discutere con te dello stage di danza in un'altra occasione. Natasha. Natasha? Sì? Per caso non avrebbe un tavolo per due libere? Certo. Ottimo. Sua figlia aveva già prenotato il nome suo. Ah, mia figlia. Che combinazione. Ha pensato a tutto. Va bene. Spero tu non abbia cenato. Io sto morendo di fame. Vedi, non ceno mai prima di un appuntamento al ristorante. Già, neanche io. Non si sa mai come va a finire. Benvenuta al chapter 8. Ha prenotato un tavolo? Ho un appuntamento con David Chandler. Prego, si accomodi. Sono sveglio. Lo finiremo un'altra sera. Magari domani. Buonanotte. Buonanotte. Jennifer, quante volte devo dirti che non si fa così? Papà? Che cosa vuoi? Tuo padre è a cena con Pam. E tu lo sapevi, vero? Dobbiamo parlare. Non offenderti, ma non sono in vena di chiacchierare. Sono molto, molto stanca. Sì, non ci vorrà molto. Hai la minima idea di come mi senta umiliata? Tuo padre è libero di uscire con chiunque. Non deve certo chiedere il mio permesso. Lo so. E ovviamente lo sa anche lui. Emily, voglio che tu sappia che capisco perfettamente quello che provi. Dico sul serio e puoi contare su di me se hai bisogno. Veramente cerchi di dirmi che sai cosa provo? Perché se è così, per favore, non dire più niente. No, fin sopra i capelli della gente che mi dice che capisce, che sa cosa significa, nessuno lo sa. È vero. Una cosa però posso dirtela, Emily. A prescindere da ciò che sarà della tua vita. E per quanto tu possa soffrire, anche se soltanto cerchi di avere fede, tutto comincerà ad andare meglio prima o poi, te l'assicuro. Pretendi che abbia fede se non riesco a trovare niente in cui averla?
Il telefonino. Lo so. Davvero fossi andato fin là. Saresti tornato. Elisa. Ma me l'avresti sbattuto subito in faccia. È successo qualcosa? Jerry Hewitt, per favore. Di là. Mi scusi. Ciao, papà. Tesoro. Hai bisogno di qualcosa? No, ho tutto quello che mi serve. Hai lasciato il lavoro per venire qui? Sì. Sì. Ed è meglio così, papà. Se fossi rimasta lì, non so nemmeno io che cosa sarei stata capace di fare a quella ragazzina. Emily. È odiosa e cattiva. Sembra simile a un'altra ragazzina. Che era sempre arrabbiata. Io non ero così perfida. Punti di vista. Ci sono stati episodi memorabili. Lasciamo stare. Chiamerò David domani e gli dirò che ho bisogno di un po' di riposo. Non farai niente del genere. Continuerai a lavorare in quella famiglia e continuerai a studiare e prenderai l'abilitazione e poi ti innamorerai e avrai una vita felice. Non voglio che parli così, ok? Non serve parlare di certe cose. Sì, invece. Sei entrata nella vita di quella famiglia per un motivo. Hanno bisogno di te. E che tu lo capisca o no, anche tu hai bisogno di loro. Papà, non credo che loro abbiano bisogno di me. Non devi abbandonare quella ragazzina. Non ti piacerà, ma ha bisogno di te ora più che mai. Lei ancora non lo sa, ma tu invece glielo farai capire. E un giorno finalmente ci riuscirai. Non lo so se ne sarò mai capace, papà. Non importa se ora non lo sai. Ho abbastanza fede per tutte e due. Papi, tutto bene? Ora voglio una spiegazione. Che cosa c'entrava Pam? Speravo che ti spiegasse quanto sarebbe importante per me un'esperienza del genere. Tesoro, senti, io ti ringrazio dell'aiuto che mi dai, dico davvero, ma sono adulto e me la cavo da solo, è chiaro? Sì. Sei stato bene, almeno? Sì, sì, siamo stati benissimo. Come amici. Solo come amici. Ti ha parlato dello stage estivo di danza? Ah, sì, per la verità l'ha fatto. E no, non ho ancora deciso. Ok. Un'ultima cosa. Kate quando è andata via? Oh, prima del solito. Dopo una telefonata se n'è andata. Ok, va a letto presto. Ciao, ti voglio bene. Anch'io ti voglio bene, tesoro. Il dottor Randall in chirurgia 2. Il dottor Randall in chirurgia 2. Papà, si allontana. Papà, sono qui. Sono qui. Dopo una certa età, purtroppo, la medicina può fare poco. Eri tutta la sua vita, cara. Sì, lo so, grazie. Ciao. Mi dispiace. Grazie. Senti, Kate, per qualunque cosa. Grazie. Avrei bisogno di un periodo di riposo. Sì, certo. Grazie di essere venuto. Qualunque cosa chiamami, ok? Ok. Salve.
Tuo padre era fiero di te. Ti voleva molto bene. Stai benissimo. Come vanno le cose? Meglio, direi. Ben mi chiede sempre di te. Ah, sì? Sì. Emily sarà contenta di vederti. E lo sono anch'io. Senti... Oddio, mi dispiace, ma io non me la sento ancora. Adesso vado a portare il regalo ad Emily e poi... Ok. Kate, aspetta. Senti, vorrei Emily! Soltanto... Che... Oh, scusate. Cercavo la festeggiata. Non volevo disturbarvi. Sono veramente lieta di rivederla. Anch'io. Vado a cercare Emily. Oh, finite pure di parlare. Io posso aspettare qui. No, grazie. Ci siamo già detti tutto. Adesso vado a salutare Emily. È una tua amica? Un'amica? Esatto. Emily? Sono Kate. Ti serve qualcosa? No, volevo... Volevo solo farti gli auguri. Grazie. Pam è arrivata, ha chiesto di te. E dov'è? È in cucina con tuo padre. Oh, ecco, perfetto. Sono una bella coppia, no? Fantastica. Lascio sul letto un pacchetto per te. Grazie, ciao. Ciao, tanti auguri. Quello che ho sempre sognato. Un libro. Più. Io sono Lydia e ora sarò io ad occuparmi di voi. Si cena alle 18. Papà sarà davvero contento. Volevo farlo vedere a Kate. Lascia perdere, Kate. Io dico che sei in gamba. Grazie. E ti va di giocare con i videogame? Sì, forse sì. Sì, che ti va. Cammina, dai. Hai parlato con David? Insomma, gli ho lasciato un messaggio. Senza entrare nei dettagli, nel caso che Ben lo ascoltasse. Non lo so, ho paura che lo deluda non vedermi più. Beh, sono sicura che David spiegherà tutto a Ben. Tu hai spiegato tutto a David? Volevo farlo, ma... Non lo so, sta con Pam, è tutto così complicato. È meglio che me lo tolga dalla testa adesso. Ho una marea di cose da sistemare e... Ho promesso a mio padre di finire gli studi ed è quello che intendo fare. Ciao, zio Chris. Ciao, Emily, come stai? Bene. Papà sta bene? Sì, certo, perché? Che ci fai qui? Sono venuto a prendere Pam. Oh. È dalla tua festa di compleanno, ragazzina. Alla grande. Alla grande? Ma alla grandissima. Oh. Ciao. Ciao. Chris. Come stai, piccolo? Bene.
È merito mio. Andiamo a bere qualcosa. Ciao, Emily. Ciao. L'incidente è avvenuto a poche centinaia di metri dalla spiaggia, con ogni probabilità a causa di un... Ciao, tesoro. Ciao. Com'è andata la lezione di danza? Bene. Sì? Ho visto lo zio Chris. Già, esce con Pam stasera. Mica male, eh? Tesoro, metti in ordine la stanza prima di dormire, ok? Ok. La situazione meteorologica al momento è estremamente complessa. Buonanotte. Data la contemporanea presenza di masse d'aria calda, sospinte da venti di origine meridionale, e di masse di aria fredda e instabili provenienti sia dall'Atlantico che dalle regioni continentali. L'incontro di tali forze così... Per Emily, buon compleanno. Da parte di una che capisce. Se un'altra persona mi dice di sapere cosa significa... Nessuno sa cosa si prova a non avere più la mamma. Ah, posso aiutarti? Spero di sì. Cerco Kate Hewitt. Sa dove posso trovarla? Beh, è molto semplice. Ha appena finito di fare lezione ed è andata in chiesa. Accomodati pure. Grazie. Perché non mi hai mai detto di tua mamma? Ci ho provato un po' di volte, ma non era mai il momento giusto. Avevo qualche anno più di te quando mia mamma è morta. Scrivevo su quel diario ogni giorno. Di certi giorni non sono molto fiera. Credo di averne qualcuno anch'io così. Tutto quello che c'è qui dentro, ogni singola pagina, avrei potuto scriverla io. Mi dispiace tanto. Lo so che ogni giorno sembra peggio e che pensi che non ci sarà più niente di bello. Ma un giorno ti sveglierai e ti accorgerai che c'è il sole. Potremmo provare ad avere fede insieme, tu ed io. Se non ci riesco, puoi chiamarmi. Papà. Ciao, tesoro. Ehi, che ci fai ancora in piedi? Ecco, ho deciso che non voglio andare allo stage di danza quest'estate. Ok. Credo che sia meglio che resti qui ad aiutarti con Ben. Ok. Ti va di dirmi cosa è cambiato?
Ho solo pensato a un po' di cose. Cose che mi hanno dato veramente fastidio. Papà, lo so che quello che sto per dirti ti farà molto arrabbiare. Ma spero dal profondo del cuore che un giorno saprai perdonarmi. Allora, ieri abbiamo parlato dei nostri libri preferiti. E oggi parleremo invece delle favole e della differenza tra le favole dei libri e la vita. Ok, allora, quando leggiamo un libro o leggiamo una favola in un libro, di solito come comincia? C'era una volta! Esatto! E come finiscono di solito le favole nei libri? E vissero felici e contenti! Esatto, bravissimi! Ora, nella vita reale, invece... Ciao! Ciao! Che ci fate qui? Beh, ecco... Ci manchi. Mi manchi. Non so che dire. Sì. Kate Hewitt, vuoi uscire con me? Sì, mi piacerebbe tanto uscire con te.